per l'80% prodotti della filiera locale, prodotti rientranti nell'area appunto della provincia, del comune locale, utilizzino per almeno il 50% di prodotti alla spina oppure praticano attività di autocompostaggio delle eccedenze alimentari biodegradabili. Diamo la possibilità, troviamo con un aumento della tassazione su le bevande zuccherine, diamo una copertura per poter destinare a queste attività virtuose un'agevolazione sui territori comunali. Riteniamo che sia piuttosto importante incentivare queste attività che già normalmente vengono fatte da questi esercizi, proprio perché portano ad un notevole, riducono notevolmente l'impatto ambientale che hanno l'attività, in questo caso di somministrazione, utilizzando prodotti a filiera corta, riducendo i rifiuti e autocompostandoli. Quindi vi chiediamo di votare favorevolmente a questo emendamento. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Capezzone, ne ha facoltà. Grazie. Con grande rispetto per i colleghi presentatori, ma per esprimere il più totale e netto dissenso, per almeno tre buone ragioni. Numero uno, perché siamo sempre contrari per qualunque ragione a qualunque tipo di aumento di tasse. Non c'è mai una buona ragione per aumentare le tasse. Secondo, perché non bisogna usare, lo Stato non deve usare le tasse come una specie di martello morale nei confronti dei comportamenti e dei consumi che non condivide. Se passa il principio che chi consuma caffeina o chi consuma birra o chi consuma un'altra sostanza o chi consuma Coca-Cola debba essere tassato di più perché alla maggioranza politica del momento, al governo del momento, agli uni o agli altri non piace la Coca-Cola o non piace la birra o non piace la caffeina, è un principio assolutamente fuori da ogni metodo e sistema liberale, colleghi. Io capisco anche le buone intenzioni con cui a volte scrivete gli emendamenti, ma vi prego di riflettere sul modello di società che costruite. Terzo, spiace dover a volte ricompitare l'alfabeto liberale, ma il compito di uno Stato può essere al massimo quello di promuovere un dibattito pubblico e una informazione sui rischi legati al consumo di alcune sostanze, alla corretta o scorretta alimentazione, offrire al cittadino consumatore elementi maggiori di conoscenza per prendere lui le proprie decisioni. Ma pretendere di usare le tasse per premiare o punire i consumatori dell'una o dell'altra sostanza è semplicemente fuori dalla realtà. Grazie. Grazie a lei. Non ho altri iscritti a parlare. Parere contrario del relatore e del governo. 3.60 Zolezzi, la votazione aperta. Sarti, Ruocco. Ci siamo? Non vedo.